Buonasera amici radioascoltatori e telespettatori di RTC, nuova puntata di RTC Focus, come sempre in diretta in radio, televisione, sul web, su tutto il network radio-televisivo regionale di RTC, una nuova puntata del nostro approfondimento settimanale. Nelle scorse settimane abbiamo parlato di politica, oggi un argomento totalmente differente, parleremo di Proloco, nello specifico di Proloco Serzali. Abbiamo invitato due esponenti della Proloco con il riconfermato presidente Alessandro Galeano. Ben trovato Alessandro. Salve, buonasera, buonasera a tutti i telespettatori. E Carlo Bianco, ex vicepresidente, quest'oggi con un nuovo ruolo, in quanto proprio nei giorni Buonasera a scorsi, tutti. buonasera Carlo, proprio nei giorni scorsi si è svolta l'assemblea ordinaria della Proloco Serzale, riconfermato il presidente Alessandro Galeano e costituito il nuovo organigramma. Alessandro, Presidente, insomma, tra poco andiamo un po' nel dettaglio, però una battuta subito per rompere il ghiaccio. Tu hai affermato testualmente: squadra che vince non si cambia, anzi, si migliora e si allarga, Esatto. perché insomma, rimanete un po' quelli di sempre, però ci sono anche nuovi ruoli e new entry. Facci una sintesi. Sì, esatto, è proprio così perché, come hai detto bene tu, abbiamo affermato questa affermazione in quanto la Proloco negli ultimi anni ha dimostrato di essere una bellissima realtà. Una realtà che coinvolge tutti, dai grandi ai più piccoli, e come abbiamo detto, appunto, abbiamo deciso di allargare questa famiglia dando la possibilità a nuove persone che sono interessate vicino a noi, appunto, per collaborare e darci una mano in maniera importante. Quindi abbiamo comunque aumentato un po' le figure di quelle che comprende nel nostro statuto e quindi abbiamo dato la possibilità di poter affermarci e di ingrandirci affinché il prossimo quadriennio sia fatto di grandi successi. Intanto impliciti e sottintesi, oltre che scontati, ma bisogna fargli gli auguri e i complimenti ad Alessandro Galeano, riconfermato presidente. Avete in questi ultimi anni lavorato alacremente con grande cuore, sempre con il cuore oltre l'ostacolo. Sì, questo è vero nel senso che abbiamo messo molta passione, molto tempo, siamo convinti di seguire veramente un percorso fatto, per il bene comune, per darci comunque, ogni giorno degli obiettivi affinché possa, migliorare il modo di essere, perché comunque penso che ognuno di noi, soprattutto nei piccoli centri, è importante spendersi per il proprio territorio e lo facciamo in maniera importante perché la nostra associazione è una realtà che lavora ogni giorno costantemente con degli obiettivi che riguardano diversi contesti, sia da un punto di vista proprio di eventi, di manifestazioni, sia comunque di progetti importanti nelle scuole e tante altre attività che comunque poi possiamo valutare. Certamente. L'organigramma 2024-2028 con Alessandro Galeano, riconfermato all'unanimità presidente, Maria Antonietta Bianco vicepresidente, Anna Maria Iazzolino segretaria e poi il consiglio direttivo. Carlo Bianco, ex vicepresidente, Sì. Sì, peraltro di professione architetto, giusto Carlo? è la mia professione. OLP, Sì. ci vuoi illustrare meglio questa figura? Sì, l'OLP è l'operatore locale di progetto, nel senso che si occupa del servizio civile, lo faccio in realtà da diversi anni, però ho chiesto ad Alessandro come dire, di lasciarmi un po' di spazio per dedicarmi di più ai miei ragazzi, li chiamo così. L'OLP appunto ha questo compito di seguire i ragazzi del servizio civile durante tutta la loro esperienza di un anno all'interno della nostra associazione. È importante la presenza dei ragazzi del servizio civile e penso siano stati davvero il valore aggiunto negli ultimi anni, potenziando quella che era già una macchina ben rodata. Considera, Manuel, che eravamo partiti con un solo ragazzo di servizio civile diversi anni fa. E siamo arrivati adesso ad avere 6 ragazzi per tutto l'anno, ed è il massimo che può avere una Proloco per quanto riguarda i progetti di servizio civile, e ci danno l'opportunità a questi ragazzi, oltre a realizzare il progetto previsto dal Servizio Civile Nazionale per conto dell'UMPLI, ci danno la possibilità di gestire il centro di informazioni turistiche di Sersale,
che è il punto nevralgico dell'informazione turistica, appunto, del Parco regionale delle Valli Cupe. Quindi per noi sono davvero linfa vitale. Vorrei dire un'altra cosa: l'importanza del servizio civile per la Provo Coserzale è evidente soprattutto nel fatto che la nostra associazione, dopo diversi anni, è formata per metà di ragazzi che hanno fatto l'esperienza del servizio civile nella Provo Coserzale e hanno voluto restare nella nostra famiglia anche dopo. Ecco, quindi ci teniamo davvero molto e ci puntiamo molto. Bene, mentre la regia intanto può anche proporre qualche immagine in sovrimpressione appena è pronta, Carlo citava il centro di informazione turistica che di fatto è la sede della Provo Coserzale, situata proprio all'entrata, all'ingresso del paese. Tra poco vedremo qualche immagine. Ben 280 tesserati, Presidente Galeano, Alessandro, insomma, sono una buona base dalla quale ripartire. Esatto, siamo molto soddisfatti perché abbiamo raggiunto dei numeri importanti. Possiamo dire che siamo tra le prologo più grandi a livello regionale per numero di tesserati e questo ci rende veramente orgogliosi perché abbiamo una comunità, abbiamo tutta la gente che ci sostiene e che comunque ci contribuisce appunto alla vita dell'associazione. Quindi questo è un punto importante che appunto per la partenza. Sono degli obiettivi belli che ovviamente per quanto riguarda il prossimo quadriennio cercheremo sicuramente e ci impegneremo a superarli. Qui stiamo vedendo alcune immagini che si riferiscono agli antichi mestieri dell'anno 2022, se non ricordo male, Carlo. Sì. Ci avete sempre guidato, questo in occasione del vostro compleanno, la diciottesima edizione di Antichi Mestieri, un tempo in un borgo. C'è anche il sindaco Carmine Capellupo, tante belle immagini che abbiamo registrato nell'agosto 2022, avevamo anche qualche mascherina ancora. Ci sono anche tante altre immagini che proporremo successivamente per quanto riguarda il premio del vino, Alessandro, ad aprile 2023, tante altre immagini. Noi come RTC abbiamo sempre cercato di esservi vicini e di seguirvi. C'è anche Tommaso e tanti ragazzi molto attivi. Durante l'incontro, l'assemblea ordinaria, nel corso dell'assemblea sono stati toccati diversi punti, a partire dal riepilogo di tutte queste attività e di tutte le altre attività svolte nell'anno 2023, all'approvazione all'unanimità del bilancio consuntivo 2023 con risultati oltremodo soddisfacenti e in linea con i programmi stilati. Sono state descritte e presentate le nuove attività in programma per l'anno in corso e illustrati gli obiettivi per il prossimo quadriennio. Inoltre c'era all'ordine del giorno la riorganizzazione del nuovo quadriennio, quindi la rimodulazione del consiglio direttivo, dei vari organi statutari e infine l'elezione del nuovo presidente che è appunto Alessandro Galeano. Inoltre è stata raccontata l'attività dell'associazione nel corso degli ultimi anni con i numerosi obiettivi raggiunti e quelli che si intenderà raggiungere. Vogliamo sintetizzare la storia della Provo di Serzale, Alessandro? Tu sei giovanissimo, hai assunto questa carica, questo ruolo ormai da un po' di anni, stai guidando bene la Provo, è diventata PS, però vorrei anche che voi sintetizzaste un po' la storia della Provo di Serzale. Sì, è una storia che nasce nel 79, dove un gruppo di signore appunto di Sersale hanno costituito questa splendida associazione che devo dire che in linea di massima è sempre stata un punto di riferimento per Sersale e per i sersalesi. Abbiamo sempre comunque cercato di seguire un percorso diciamo tracciato nella storia, quindi mantenendo sia da un punto di vista proprio di eventi, sia in linea di massima quelle che sono le attività storiche della Provo. Quindi qua ad esempio uno dei cavalli di battaglia appunto sono gli antichi mestieri cosiddetti, che ormai comunque negli ultimi anni poi è un marchio consolidato, esatto, hanno comunque raggiunto livelli importanti, magari poi inizialmente era stata improntata in un certo modo, poi abbiamo cercato di cambiare anche un po' la storia di quella manifestazione che ad oggi ci sta veramente regalando delle grandi soddisfazioni, sia per la buona riuscita dell'evento e sia soprattutto per la numerosissima gente che viene da tutte le parti d'Italia a vedere Sersale, quindi l'occasione appunto di poter visitare la nostra comunità. Guarda che belle immagini, Alessandro, questa è Sersale dall'alto con il drone. Sì, Sersale è un paese che comunque io
amo profondamente e che desidero spendermi in maniera particolare perché è la mia terra e ho scelto appunto di investire il mio tempo e tutto quello che io posso dare sia a Sersale che appunto ai sersalesi. Quindi tutto quello che faccio lo faccio con grande passione e soprattutto lo faccio con entusiasmo, e quello è grazie anche alla squadra che abbiamo realizzato negli ultimi anni. Ad oggi siamo 18 membri solo nel consiglio direttivo, più 6, come diceva Carlo, dei volontari, quindi è una squadra importante sia dal punto di vista numerico ma soprattutto per la qualità dei ragazzi. Indistintamente professionisti, che comunque ognuno nel proprio ruolo dà il meglio di sé appunto per realizzare questi obiettivi, e devo dire che negli ultimi anni sono veramente tanti. Peraltro Alessandro e Carlo, ogni volta che noi veniamo, io lo dico sempre al microfono anche durante le interviste, insomma, non solo vi vedo motivati, stimolati, con tanto mordente, come diceva Alessandro, Carlo, vedo anche le nuove leve già catechizzati, mentalizzati insomma su questa strada, la strada del lavoro, la strada sì. dell'impegno per la vostra comunità. Beh sì, intanto voglio ringraziare RTC perché ci sta sempre vicina e in ogni manifestazione ci ha questa grande opportunità di aprirci e di darci visibilità, perché poi un'associazione come la nostra ha bisogno di visibilità, oltre a tante altre cose. Quindi grazie a RTC, ne approfitto. E per quanto riguarda i ragazzi, tu parlavi di catechizzare. È vero, perché con Alessandro e con gli altri amici della Proloco noi li catechizziamo, nel senso che sanno bene i ragazzi quello che devono fare, sanno bene che da noi si lavora, si ci diverte anche tanto, e quindi se all'inizio, per esempio, mi riferisco ai miei ragazzi del servizio civile, se all'inizio sono... Qui c'è una foto di gruppo. Ecco, molto bello. Durante il premio del vino. Certo, se all'inizio sono un po' titubanti, alla fine poi alla fine davvero non vogliono più andare via, per noi è un grande piacere, tant'è vero che molti di loro restano. Ne approfitto pure per salutare i miei ragazzi del servizio civile, ecco. Volete ricordare che le Proloco divengono nel tempo la prima forma di organizzazione che si occupa dell'offerta turistica delle singole località. La legislazione del 1926 destinerà alle Proloco la funzione della valorizzazione delle località meno turistiche, istituendo, dove i numeri lo giustificassero, le aziende di cura e soggiorno. Alessandro, qual è il ruolo attuale delle Proloco? Peraltro Proloco che possono contare su oltre 600.000 tesserati e 300.000 volontari in Italia, sono numeri alti. Sì, noi abbiamo un'organizzazione di carattere nazionale, dove facciamo riferimento appunto all'UMPLI, che ci diciamo guida, e dell'ente che accoglie tutte le Proloco d'Italia. È un'associazione ben organizzata dove ci si può confrontare e comunque mettersi in gioco nelle varie attività che ogni Proloco svolge. Proprio per questo l'anno scorso abbiamo avuto un punto di riferimento all'Eco Days svolto nel mese di giugno nei locali del centro visite di Monaco, dove la nostra associazione appunto è stata riconosciuta tra le più attive sul territorio nazionale. Questo grazie appunto alla nostra organizzazione regionale, che ci ha dato la possibilità di poter esprimere le nostre attività, e quindi questo ha fatto sì di dare una maggiore visibilità e nello stesso tempo un valore aggiunto a tutte le attività che facciamo. Quindi la soddisfazione appunto dopo tanto impegno, dopo tanti sacrifici che vengono fatti, sono proprio queste, quando poi da un po' da tutte le parti apprezzano quello che fai e può darsi che evidentemente è la strada giusta. Infatti le Proloco si estendono dalla promozione turistica all'esaltazione del patrimonio culturale, toccano tutti gli aspetti della vita sociale e culturale del paese al fine esclusivo di valorizzare le peculiarità di ogni singolo territorio. Le Proloco inoltre sono impegnate nella gestione di innumerevoli iniziative che contribuiscono a rendere fruibile l'immane patrimonio italiano di bellezze materiali e immateriali. Ciò che emerge da uno studio fatto proprio sulle Proloco italiane è che le Proloco sono uno splendido esempio di volontariato diffuso e partecipe, profondamente coinvolto. Cittadini che senza distinzione di genere o età offrono il proprio
tempo e le proprie competenze, sentendosi ripagati dal successo delle iniziative e dalla soddisfazione di essersi impegnati nella valorizzazione del territorio di cui si sentono parte attiva. Credo, Carlo, che questa è una giusta sintesi, no? Il fatto di impegnarsi a Sterzale, diffondete un patrimonio direi importante, oltre che suggestivo, perché intanto ricordiamo su tutto e tutti le Valli Cupe, no? Insomma, che è qualcosa che voi a Sterzale giustamente difendete, propugnate, custodite e valorizzate. Abbiamo questa fortuna di trovarci in un territorio particolarmente vocato al turismo, soprattutto negli ultimi anni, dopo la creazione del Parco Regionale delle Valli Cupe, Sersale ancora di più si è votata al turismo, a un tipo di turismo naturalmente green, non un turismo di massa, ma un turismo molto attento di quelle che sono le caratteristiche peculiari del territorio, in primis, ma anche alla scoperta della cucina, della nostra tradizione, dei nostri luoghi meravigliosi. Ecco, quello che cerchiamo è appunto un turismo di nicchia, ecco, di persone che vogliano dedicarsi del tempo in un posto dove si vive bene. Ecco, quello che vogliamo fare. Ma vorrei ritornare al fatto delle Proloco, Manuel. Effettivamente le Proloco sono un'immensa famiglia in Italia, rappresentano davvero una rete potente su cui si può fare riferimento per uno sviluppo di tutto il territorio, anche quello della nostra Calabria. Considero la Proloco davvero una fortuna, ecco, in una comunità la presenza di una Proloco è una fortuna e la nostra, devo dire, ci dà molte, molte soddisfazioni, e negli ultimi anni in particolare. Forse un po' perché a Sterzale io l'ho riscontrato sempre, l'ho sempre detto ai microfoni durante le interviste, ho sempre percepito, Alessandro, una compattezza, nella comunità, che va oltre il piccolo dissidio, la piccola polemica, la sterile polemica, il veleno quotidiano che c'è un po' dappertutto. Però a Sterzale riuscite effettivamente a superarle questi piccoli screzi, a superarli e di conseguenza andate tutti in un'unica direzione e poi di conseguenza il risultato è il prodotto di tutto questo. Sì, effettivamente non Ricordiamo che ho. c'è anche una ottima partnership con l'amministrazione comunale. Assolutamente sì. Partendo dal presupposto che dicevi tu, credo che sia fisiologico in una comunità trovare dei disappunti, dei disaccordi, perché sarebbe impossibile trovare d'accordo il 100% della popolazione, ma questo noi l'abbiamo messo in preventivo sin dall'inizio e fa parte comunque del gioco. Noi accettiamo ben volentieri le critiche, soprattutto quelle costruttive, dove comunque ci consentono di migliorarci. Anzi, molte volte quello che dico al gruppo, le critiche che magari a volte possono giungere, dobbiamo prenderle come energia per migliorarci, anziché lasciarci lì e magari penalizzarci, oppure magari andando dietro i pochi e quindi penalizzare la manifestazione o comunque l'evento in sé. Poi effettivamente i risultati credo che sono sugli occhi di tutti e a me, diciamo, quello che fa piacere è proprio quello, quando si parla su basi oggettive, quello è il risultato importante. Poi è normale, ci sta il disappunto nella comunità. Sicuramente noi abbiamo una veduta, considererei importante sul fatto comunque di vedere oltre quello che è l'ostacolo della critica e quindi camminare sempre sulla nostra strada, anche se magari a volte si potrebbe ricorrere a un errore, però l'importante è che noi perseveriamo sul bene comune, sull'attività che a noi ci stanno a cuore, seguiamo le nostre strade, facciamo le nostre decisioni, prendo le mie decisioni lì dove possono servire, perché io sono sempre dal parere che fino a quando c'è un gruppo di persone che lavora per un unico obiettivo e i risultati sono dati oggettivi, quella è la cosa più importante. Inoltre, Carlo, ai fini di una buona promozione turistica è fondamentale saper accogliere. Direi che la comunità di Sterzale è cresciuta tanto negli ultimi anni da questo punto di vista, però ce l'ha anche un po' nel DNA l'accoglienza, Sì. questa capacità non forzata di
molto spontanea di saper accogliere. Il Sersale da questo punto di vista primeggia, diciamo, per quanto riguarda l'accoglienza. Sì, diciamo che tra le caratteristiche del nostro popolo c'è anche quella dell'accoglienza. Siamo un popolo molto accogliente da sempre, ecco, questa è una predisposizione dei sersalesi, ed è quello che deve fare una società che voglia approcciarsi al turismo, quindi questo ci viene naturale, come dicevi tu. Poi dal punto di vista dell'importanza del territorio, io credo molto nel fare rete, quindi Sersale è il comune più grande di quell'area della Presila, ma dobbiamo assolutamente fare rete insieme ai comuni limitrofi, con i quali ormai abbiamo degli ottimi rapporti, e dobbiamo andare in una direzione di gestione anche comune del territorio. Penso ad esempio per quanto riguarda proprio il parco regionale delle Valli Cupe. La legge attuale prevede una gestione in cui rientra non solo il comune di Sersale, ma anche gli altri comuni vicini di Zagarise e di Cerva, e penso che sia un fatto positivo appunto fare rete, solo facendo rete, non solo naturalmente nella nostra area, ma in generale nella nostra regione, solo facendo rete possiamo ottenere dei buoni risultati in ogni campo, compreso quello turistico, e da questo punto di vista sono molto fiducioso. Siete riusciti, Alessandro, anche a legare e collegare l'aspetto turistico con l'aspetto enogastronomico, e anche lì insomma avete tanto da promuovere, no? Cioè, peraltro nelle immagini che stiamo vedendo stiamo osservando anche tantissimi artisti locali, qui siamo sempre sugli antichi mestieri. Tantissimi artisti locali, mi viene in mente Brunella Pisani che ho appena visto, ma tanti altri che abbiamo visto prima, proprio artisti di Sersale che voi tramite tali manifestazioni mettete in vetrina. Sì, perché proprio è il nostro obiettivo. E tanti artigiani oltre che artisti. È il nostro ruolo, è che comunque ci lavoriamo molto, quello di promuovere sia le attività di Sersale e poi soprattutto per quello che adesso ormai è possibile fare, recuperare qualche mestiere, perché ormai i tempi sono cambiati, non è più semplice trovare degli artigiani che possano dare quell'apprezzamento e quella possibilità che comunque possono dimostrare al pubblico. Però per quello che possiamo cerchiamo di incentivare questo, così come appunto gli artisti di strada, i ragazzi, le piccole band di musicali, cerchiamo di dargli di visibilità e comunque di apprezzare loro durante le nostre attività, perché come dicevo prima noi non facciamo soltanto manifestazioni o comunque le cosiddette sagre, però cerchiamo di ogni volta valorizzare il nostro territorio in toto. Quindi ad esempio tra qualche giorno, anzi colgo l'occasione di invitare tutti il 27 aprile, faremo la nona edizione di Sersale in Cantina, quindi promuovere il prodotto del territorio, quindi il vino che viene prodotto sul territorio sersalese, quindi cercare di dargli un valore aggiunto, cercare di ogni anno attraverso la presenza degli esperti, sommelier ed enologi, creare una migliore qualità del prodotto stesso. Infatti negli ultimi anni proprio il tavolo tecnico ha confermato un miglioramento del prodotto. E oltre questo faremo dei progetti anche nelle scuole che inizieranno nei prossimi giorni per quanto riguarda la violenza di ogni genere, il bullismo, gli atti vandalici e così via. Quindi andremo a coinvolgere le scuole di Sersale, Botricello, Taverna, quindi coinvolgeremo anche il territorio, non solo ci fermiamo su Sersale ma quello che riguarda tutto il territorio presilano. A proposito di premio del vino che già lanciavi per il 27 aprile, Alessandro, lì abbiamo notato nell'edizione dello scorso anno tanti produttori locali, tutti quelli che abbiamo visto. Sì, negli ultimi anni abbiamo riscosso veramente un grande apprezzamento, un grande successo per questa manifestazione, perché c'è tanta partecipazione e questo ci inorgoglisce, perché è una manifestazione che sta andando bene. Infatti proprio quest'anno abbiamo deciso di dare un'impronta nuova, di migliorare, di fare un salto di qualità che ci consente di avere maggiore presenze e soprattutto maggiori obiettivi appunto per il prodotto stesso. Volevo chiedervi, insomma, questa formula degli antichi mestieri che avete
ormai consolidato a 4 a 5 giorni. 5 giorni. 5 giorni. Dovrebbe essere confermata anche per il prossimo anno, insomma l'estate 2024, anche se magari un po' presto. Magari. Non ne abbiamo ancora parlato, ma penso che l'intenzione, anzi ne parlo adesso con diciamo che è una una formula vincente, diciamo, sì, quella dei 5 giorni. Assolutamente. Sì, come abbiamo detto già in altre occasioni, 5 giorni credo che siano diciamo il tempo giusto che può intercorrere, perché poi soprattutto per noi organizzatori è veramente un evento che ci prende molta energia. Quest'anno, se diciamo ci sono i presupposti degli altri anni, noi abbiamo tutta l'intenzione di ripeterci, anche perché si tratterebbe di festeggiare la 20ª edizione, per cui anche su questo aspetto la mia idea e quella del nostro gruppo è quella di creare un evento, di realizzare un evento che sia superiore alle aspettative e diverso dagli altri, però essendo una manifestazione complessa e delicata ci devono essere condizioni giuste per poterla realizzare. Noi ce la metteremo tutta come abbiamo sempre fatto, anche perché è una manifestazione che ci richiede molta energia fisica e soprattutto appunto personale, quindi ci va dedicato molto tempo e iniziamo a ragionarci. Questo quadriennio 2024-2028, Alessandro, vogliamo illustrare i programmi che avete stilato? Sì, soprattutto di confermare tutti quegli eventi che abbiamo tracciato nella storia della Prologo e che ci hanno concesso e ci hanno permesso di essere apprezzati in diverse parti della Calabria, e poi comunque dare anche un punto innovativo. Questo quadriennio per me andrebbe a essere il 12° anno alla guida della Prologo e per me non è assolutamente un punto d'arrivo, ma anzi ho delle motivazioni valide per poter continuare a fare e soprattutto spero di far bene. La squadra è costruita, è stata fatta appunto per quello, per cercare di raggiungere obiettivi nuovi. Abbiamo da qualche giorno accreditato la nostra Prologo all'Università della Calabria, l'unica appunto per dare possibilità anche agli studenti presenti sul territorio di poter seguire le attività di tirocinio con la nostra associazione. Oltre all'APS, che comunque ormai ci ha fatto veramente vedere anche delle prospettive migliori per la vita della Prologo, in quanto ci dà maggiore indipendenza e soprattutto ci apre le porte su diverse aspettative o comunque opportunità. E poi noi abbiamo attivato altre convenzioni con le scuole del comprensorio, quindi per fare rete cerchiamo di collaborare con tutte le associazioni, istituzioni religiose, civili e militari. Con l'amministrazione comunale credo che bisogna sempre, al di là di tutto, mantenere un rapporto importante, perché in una comunità diciamo ci deve essere quella complicità tra le parti, perché questo è un dono, se presente, che consente a Sersale e sersalesi di lavorare in armonia, di avere dei successi importanti per tutti. Ovviamente è una cosa positiva per chiunque. Peraltro, Carlo, la Prologo un po' in tutte le località funge anche da collante, no? Per le altre associazioni, sì, presenti sul territorio. Sì, nello stesso territorio devo dire che abbiamo diverse associazioni, c'è davvero un grosso corpo di associazioni, tutte molto attive, nel campo sportivo, per esempio come l'AS Sersale. Nel campo teatrale, l'altra squadra di calcio, la Sersalese, ci sono tantissime associazioni che davvero creano un tessuto sociale importante e che dovrebbe essere così davvero in ogni comunità. Devo dire che la Prologo, per il suo essere Prologo, appunto, come dice la parola stessa, fa un po' da punto di riferimento delle altre associazioni e noi volentieri collaboriamo con loro, e anzi spesso nelle nostre attività, nelle nostre programmazioni chiediamo il loro aiuto, perché lavorare in rete è sempre la cosa migliore. Sì, c'è un territorio abbastanza dinamico, c'è grande fermento, le associazioni sono presenti, mi riferivo prima, oltre a quelle che ha citato Carlo per quanto riguarda lo sport, ma anche
quelle che si dedicano un po' al teatro, la stessa Arci che svolge diverse attività sul territorio e tante altre, insomma. Gocce di storia, esattamente. Sta lavorando molto bene. Noi nella scorsa estate abbiamo ripreso integralmente anche una manifestazione di Gocce di Storia dedicata a Carmela Borelli, madre eroica di Pensarlo. Ma che anche, pensavo all'associazione come l'Arcobaleno, che si dedicano, diciamo, proprio alla società, alla disabilità, ecco, siamo messi davvero bene da questo punto di vista, devo dire. Sì, sì. Diceva Alessandro. Per quanto riguarda appunto la nostra collaborazione è sempre aperta perché ad esempio già nella prossima settimana in occasione delle festività di Pasqua abbiamo organizzato in collaborazione con l'associazione Arcobaleno un evento per i bambini, un laboratorio, e quindi questa è la nostra forza, quindi la collaborazione e l'apertura appunto ad ogni forma di partecipazione. E inoltre aggiungo e rafforzo il concetto ricordando che Alessandro, spesso siete soliti organizzare dei raduni di auto, di moto, esatto, di sport in genere, ma non solo di sport. Attraverso tali raduni, insomma, la gente che arriva può scoprire anche il borgo. Esatto, perché comunque queste sono delle opportunità per Sersale. Noi nella nostra programmazione ogni anno mettiamo anche i vari raduni che possono essere motociclistici oppure per i vari appassionati dei motori, macchine. Abbiamo organizzato degli eventi molto belli e molto importanti, quale ad esempio il raduno delle Ferrari, che ha visto la partecipazione di diverse Ferrari provenienti da ogni angolo della Calabria, quindi hanno avuto la possibilità di visitare sia le bellezze naturalistiche presenti sul nostro territorio, quindi quale la riserva regionale Valli Cupen, e sia per quanto riguarda la ristorazione, quindi anche i prodotti tipici, la cucina culinaria, l'arte culinaria di Sersale. Questo è comunque un indotto economico, se vogliamo, oltre che turistico, importante per Sersale. E ricordo anche il Carnevale, siete attivi anche a Carnevale, con la farsa o a Porte del Parco, comunque in paese, se il freddo lo consente, no? Sì, sì, noi ogni 3 o 4 anni riviviamo questa ormai tradizione recita carnevalesca, che comunque rappresenta il dialetto sersalese e che vede la partecipazione di diversi attori e che, come dicevi tu, la facciamo l'ultimo giorno alla Porta del Parco, appunto per dare l'opportunità a chi l'ha persa nei giorni precedenti di poterla rivedere. Nel giorno di Carnevale andiamo a prendere quei rioni tipici, storici della manifestazione. Struttura di Porta del Parco che serve principalmente Sersale, ma perché no anche i comuni vicini, limitrofi, perché è una struttura moderna, accogliente, peraltro climaticamente anche, insomma, sicura. Sì, una struttura pensata e realizzata apposta per essere un punto di riferimento, una struttura polifunzionale che accoglie al suo interno alcuni musei, il Museo del Tempo ad esempio, il Museo del Lavoro, il Museo del Tempo e dello Spazio, che custodisce all'interno un planetario. È una struttura che viene utilizzata soprattutto per le scuole, quindi chiamiamolo così, per il turismo scolastico, quindi accoglie scolaresche da tutta la regione e dà la possibilità di passare una giornata davvero all'insegna del tempo libero, ma anche della conoscenza. Bene, noi abbiamo completato questo nostro spazio di informazione dedicato quest'oggi alla Proloco di Sersale. Alessandro, davvero in chiusura ti chiedo telegraficamente in 60 secondi di illustrare i prossimi appuntamenti di questo famoso quadriennio 2024-2028 che è appena partito. Il primo appuntamento, lo citavi prima, 27 aprile, ancora una volta con il vino protagonista, e poi ci si apre magari alla programmazione estiva. Sì, iniziamo già settimana prossima con l'avvio di un progetto importante che parlavo prima nelle scuole, che ha la durata di 2 mesi circa, con degli obiettivi importanti per quanto riguarda il senso civico e la società di Sersale e del territorio. E poi per quanto riguarda il laboratorio per bambini per il periodo di Pasqua, il 27 aprile faremo una nuova edizione di Sersale in Cantina e poi ci avvieremo diciamo a 360 gradi per programmare, cercare di realizzare il 20° anno degli antichi mestieri, se, ripeto, ci sono le
condizioni opportune. Poi abbiamo il solito appuntamento a settembre per quanto riguarda Porchetta e Tarantella, che è una sagra tipica della musica popolare tradizionale del territorio. Poi abbiamo gli eventi autunnali per quanto riguarda i sapori d'autunno, dove cercheremo di valorizzare tutti i prodotti tipici sul territorio nella stagione autunnale. E poi cerchiamo di comunque riattivare tutte quelle collaborazioni con le varie realtà presenti sul territorio. Quindi poi siamo aperti a qualsiasi forma di collaborazione e nello stesso tempo prenderemo tutte le opportunità che ci consentiranno di crescere e di migliorare la nostra realtà. Benissimo, io vi ringrazio. Ringrazio Alessandro Galeano, presidente della Proloco di Serzale. Grazie Alessandro. A voi. E grazie a Carlo Bianco. Il nuovo ruolo di operatore locale di progetto darà impulso sicuramente ulteriore a tutte le attività. Grazie Carlo. Grazie Mona, grazie mille. Grazie a tutti coloro che ci hanno seguito in radio, in TV, sul web, su RTC. Salutiamo, magari volete salutare anche i tanti emigrati di Serzale, sì. Alessandro, che ci seguono anche colgo l'occasione di salutare tutti coloro che ci stanno seguendo, sia su Serzale, sul territorio. Abbiamo cercato di trasmettere l'informazione e soprattutto tutti i sersalesi, i calabresi in Italia e all'estero che attraverso queste immagini possono di nuovo respirare l'aria di casa. Quindi noi vi aspettiamo non solo quest'estate, appunto ai nostri eventi, ma soprattutto tutti i periodi dell'anno. Abbiamo piacere di incontrarvi. Saranno stati sicuramente felici di queste belle immagini sull'estate che abbiamo, ma non solo sull'estate, perché come dicevano Alessandro e Carlo, le iniziative sono spalmate per tutto l'anno ed è una programmazione fitta, costante e sistematica quella della Proloco di Serzale, che non finisce mai, non si esaurisce mai. Esatto. Grazie a tutti coloro che ci hanno seguito, appuntamento alla prossima settimana con RTC Focus su RTC. Grazie.